Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori, gli ascoltatori per parlare del nostro tema del giorno. Oggi, come avete visto durante le interviste della mattinata, abbiamo parlato e parleremo del mondo dello spettacolo, vittima più di altri settori della pandemia. Tutto il comparto, infatti, negli scorsi mesi si è come congelato, con poche eccezioni durante l'estate. Una condizione che cinema, teatri, live club stanno vivendo anche oggi e sembra nell'indifferenza generale. La situazione ha bisogno di una soluzione al più presto, almeno temporanea, e sono in tanti a chiedersi se effettivamente con le misure di sicurezza del caso non sia effettivamente possibile riaprire i luoghi di cultura e intrattenimento e ridare così un lavoro anche agli artisti. E allora, per parlare di questo, siamo in collegamento con Carlo Mangolini, direttore artistico degli spettacoli del Comune di Verona. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, dunque, Carlo, quanto è difficile la situazione nei teatri, nel mondo della cultura in generale, da ormai un anno a questa parte? Ma è una situazione davvero drammatica, perché la mancanza di regole precise, la mancanza di prospettiva ci ha appunto costretti a star fermi anche, diciamo così, se il mondo dello spettacolo ha provato a reagire, si è inventato queste pratiche dello streaming, che però sono un'altra cosa, cioè non permettono intanto la relazione diretta con il pubblico e poi di svolgere appieno il proprio lavoro. E la cosa più, diciamo così, strana o che lascia l'amaro in bocca è il fatto che i dati alla mano, il sistema dello spettacolo ha dimostrato nei mesi di riapertura, quindi tra giugno e ottobre del 2020, con un numero praticamente inesistente di contagi, che i teatri sono luoghi sicuri. Perché appunto con l'uso delle mascherine, il distanziamento come dire garantito, la misurazione della temperatura, noi quest'estate appunto al Teatro Romano abbiamo avuto la fortuna, direi a questo punto, di riuscire a ripartire, il pubblico ha risposto molto bene e in maniera ordinata, rispettava tutte le disposizioni che venivano date, per cui i teatri sono luoghi sicuri, ma per poter essere riattivati è necessario avere delle regole precise e che permettano anche, come dire, di attivare, di far partire il lavoro, perché una capienza troppo limitata e un distanziamento, diciamo così, eccessivo anche rispetto ad altri luoghi, penso ai luoghi di culto, penso insomma ad altre situazioni in cui comunque la gente è insieme in uno spazio al chiuso o all'aperto, quindi il comparto, quello di cui ha bisogno, è regole precise e che permettano, e fattibili, insomma, che permettano realmente di svolgere la nostra professione, perché appunto le aperture che circolano rispetto a le nuove indicazioni che arrivano dal ministro Franceschini rischiano, e quindi per questa ipotetica riapertura del 27 di marzo, rischiano di diventare un boomerang se non vengono gestite per tempo, perché ci sono dei tempi di programmazione, ci sono, come dire, delle normative a cui dobbiamo attenerci, che al momento non conosciamo, quindi è tutto molto difficile. Siamo già al 2 di marzo, in poco più di 20 giorni, pensare di riaprire se non ci vengono date delle informazioni chiare e precise su questa ripartenza rischia di essere un ulteriore, diciamo così, presa in giro, o comunque non aiuta sicuramente il comparto. Ecco, proprio per questo, tra l'altro, il Comune, insomma, si è unito alla manifestazione dello scorso 23 febbraio, giusto? Sì, erano presenti sia il sindaco Sbarina che l'assessore Francesca Briani, entrambi hanno fatto un intervento sottolineando come il Comune è a fianco dei lavoratori dello spettacolo. L'abbiamo fatto l'anno scorso sia al Teatro Romano che all'Arena, ripartendo, è stata una delle poche città a ripartire a pieno regime, anche perché, diciamo così, avendo a disposizione due spazi straordinari all'aperto come quelli, ha avuto anche la possibilità di ripartire con tutti i vincoli e i limiti del caso. Ma la dimostrazione
Questa è stata la dimostrazione che laddove il governo ci metta nelle condizioni di lavorare, il Comune di Verona c'è, è attivo, coinvolge il pubblico. I numeri che l'anno scorso, tra le attività dirette svolte dall'Arena, l'Estate Teatrale Veronese, il Festival della Bellezza, tutto insieme, cioè mettendo insieme la massa critica che è stata prodotta, con una risposta anche importante di spettatori, pur con il contingentamento, è la dimostrazione che Verona continua ad essere una punta di diamante sul versante dello spettacolo. Per poterlo fare, però, abbiamo bisogno che il governo centrale ci dia gli strumenti per ripartire. Assolutamente. Ecco, nonostante il momento difficile, però, sono nate alcune collaborazioni preziose a Verona, per esempio tra il Teatro Camploi e Lugano, insomma, perché il teatro diventerà un laboratorio per giovani artisti. Ecco, quanto è importante trovare sinergie in un momento così complicato per il mondo della cultura? Ah, questa è una cosa che dico sempre: se c'è un dato positivo, tra virgolette positivo, perché in tutta questa situazione drammatica a tutti i livelli non c'è niente di positivo, ma in questo momento in cui i teatri sono chiusi, i lavoratori dello spettacolo hanno, come dire, fatto sistema, si sono messi in relazione tra di loro, hanno cercato il più possibile a diversi livelli di rafforzare reti, collaborazioni, perché appunto questa pandemia ha messo in risalto quanto siamo deboli, quanto siamo più che deboli, fragili. E quindi stare insieme e condividere progetti, idee, questo progetto di cui tu parli, che appunto partirà questa settimana al Teatro Camploi, è un progetto dell'HAC di Lugano che riflette proprio sulle pratiche e sulle prassi del teatro, sul fare teatro, in un momento in cui non si può andare in scena, ma si può comunque vivere i teatri con le prove e tutto quello che prepara in qualche modo a uno spettacolo. Questo in particolare è un laboratorio legato agli adolescenti, quindi va dagli 8 ai 25 anni, una fascia che è stata profondamente colpita dal punto di vista anche della socialità da questo Sì. lockdown, e quindi il teatro può essere sicuramente una risposta non solo culturale ma anche sociale. In questo caso il lavoro di Camilla Zorzi e Silvia Masotti, che sono le due registe formatrici che hanno curato questo progetto per Spazio Teatro Giovani, una nuova realtà che è nata appunto l'anno scorso, proprio durante il lockdown, e che, a cui, diciamo così, l'amministrazione volge una grande attenzione per la qualità con cui lavorano con le nuove generazioni. Ecco, il teatro può essere sicuramente una risposta anche in questo senso, anche per consentire ai giovani di creare nuove relazioni uscendo da un periodo così difficile e già in un momento storico in cui le relazioni interpersonali sono così complicate. Assolutamente, beh, questa è una bellissima iniziativa. Vi facciamo anche un grande in bocca al lupo, insomma, per questo laboratorio per i giovani. E noi nel frattempo ringraziamo e salutiamo Carlo Mangolini. Grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a voi, buona giornata. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi. Vi diamo appuntamento allora domani mattina alle 7:15 con i nostri servizi utili, la rassegna stampa alle 7:30 e naturalmente un nuovo tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata. Thank you.